mascherine anche se si lavora nella stessa stanza. Se vogliamo uscire di casa di queste mascherine non possiamo più farne a meno. Una mascherina al giorno, quanto ci costa? La spesa media 52 euro a persona, per una famiglia di 4 persone si tratta di 208 euro. Per il totale dei 25,5 milioni di lavoratori la spesa è di 1,3 miliardi di euro. Saluto Ivo Tarantino di Altro Consumo, Roberto Tobia, segretario nazionale di Federfarma. Buongiorno a tutti. Tante segnalazioni su queste mascherine, soprattutto perché molti rialzano i prezzi, come nelle segnalazioni raccolte dalla nostra Sara Santaniello. Sentiamo. Buongiorno, sono Vincenza. Sono andata in farmacia e ho speso 32 euro per 4 mascherine. Come mai così tanto? Sono Ciro, volevo dirvi che la settimana scorsa ho comprato 2 mascherine chirurgiche in farmacia sotto casa, le ho pagate 2 euro l'una e mi sono state fornite in un sacchetto non sigillato. Sono Giovanni, giorni fa ho acquistato in farmacia 4 mascherine FFP2 al modico prezzo di 39,60 euro. Pagato con Bancomat e mi è stata rilasciata relativa ricevuta fiscale, senza il mio codice fiscale. Sono Giuseppe, volevo segnalarvi che sono andato in farmacia per comprare 10 mascherine chirurgiche e con sorpresa le ho pagate 25 euro. Boh, tutto sommato il farmacista è stato anche generoso perché ogni 5 ha detto che ne regalava una, quindi me ne ha date 12 con 25 euro. Allora, il segretario nazionale di Federfarma, Tobia, è con noi. Quali mascherine possiamo detrarre tra le spese sanitarie, segretario? Ma anche qui c'è una diatriba in corso. Dovremmo avere contezza del fatto che le mascherine siano dispositivi medici e non presidi medico-chirurgici, in maniera tale da poterle detrarre attraverso la dichiarazione dei redditi che ognuno di noi effettua tutti gli anni. Ma questa è una delle tante domande che abbiamo posto all'amministrazione pubblica, alla quale purtroppo ancora non abbiamo avuto risposta, perché ci siamo posti nelle condizioni di dare la nostra piena disponibilità nelle 19.000 farmacie sul territorio a distribuire, a dispensare gratuitamente le mascherine che saranno acquistate dalla Protezione Civile. Abbiamo chiesto un prezzo imposto affinché si possa monitorare meglio il mercato e razionalizzare il prezzo delle mascherine in farmacia. Questo è stato addirittura annunciato dal commissario Arcuri, ma alle parole purtroppo non sono seguiti i fatti e oggi l'unico risultato tangibile ottenuto è quello che sia gli importatori che la distribuzione intermedia, che permettetemi di ringraziare in questo frangente per l'enorme lavoro che sta svolgendo la dispensazione del farmaco nelle farmacie, hanno timore e paura di acquisire mascherine e poi proprio perché non hanno certezza del fatto che queste potranno essere sostenibili dal punto di vista del prezzo quando arriveranno in farmacia. Allora vi faccio vedere, Presidente, faccio vedere questo articolo di giornale. Mascherine, arriva la serrata delle farmacie, prezzo imposto o smettiamo di venderle? La denuncia di Federfarma, le autorità continuano a non darci risposte. Avete davvero intenzione di scioperare in caso? Ma non è uno sciopero, è una necessità. Di fatto oggi il timore di approvvigionarci, quello della distribuzione intermedia, prima ancora dei fornitori, è proprio quello di non avere certezze su quello che sarà il prezzo delle mascherine. Per questo aspettiamo risposte urgenti da parte della pubblica amministrazione. Le uniche risposte che abbiamo avuto sono state quelle relative allo sconfezionamento, che autorizzano le farmacie italiane a sconfezionare e a vendere singolarmente, anche per dare una possibilità a tutti i cittadini di avere una mascherina nei propri laboratori consegnandoli in modo singolo. Però è importante che queste risposte arrivino subito, perché all'inizio della fase 2, nella quale la mascherina diventerà assolutamente indispensabile per tutti i cittadini, non c'è dubbio, bisogna trovare delle soluzioni. Soluzioni urgenti. Dobbiamo trovarle, però bisogna stare attenti anche ai prezzi. Vi faccio vedere questa indagine di Altro Consumo sulle mascherine chirurgiche, diciamo, quelle di tessuto, presenti nel 66% delle farmacie, prezzo medio 1,85 euro l'una, prima dell'emergenza costavano 20 centesimi, oggi in vendita da 0,60 fino a 5,90 euro. Figurati se possiamo spenderci o possiamo permetterci 208 euro
per una famiglia di 4 persone, no? La spesa media, guardate questi numeri, impressionante, 52 euro a persona, una mascherina al giorno, no? Per una famiglia di 4 persone, come diceva giustamente Ivo Tarantino, si parla di 208 euro. Tobia, come si giustificano questi prezzi? Costavano 20 centesimi prima. Certo, costavano 20 centesimi in tempi di pace. Siamo in guerra e chiaramente il prezzo d'acquisto per le farmacie si è moltiplicato. Non bisogna dimenticare che in questa situazione il prezzo si è decuplicato in alcuni casi e quindi le farmacie acquistano a prezzi elevatissimi, perché sono tantissime le persone, i nostri pazienti che arrivano nelle nostre farmacie chiedendo una mascherina e in qualche modo ci costringono, ci obbligano ad acquistarla, pazienti che hanno necessità come tutti di uscire da casa, pazienti che hanno necessità di accompagnare un loro caro in una struttura ospedaliera. È chiaro che se il prezzo d'acquisto aumenta, conseguentemente aumenta il prezzo di vendita. Abbiamo chiesto per questo motivo proprio un prezzo imposto o al limite, in alternativa, un margine di ricarico unico sul prezzo d'acquisto. È una problematica seria che bisogna affrontare subito, perché ci troveremo, altrimenti, per il 4 di maggio, giorno in cui comincerà la fase 2, in grosse difficoltà, ma non soltanto le farmacie, ma soprattutto i cittadini che non avranno la possibilità di approvvigionarsi in maniera corretta. C'è un altro problema importante che riguarda invece le farmacie che hanno acquistato a prezzi alti e che devono smaltire le scorte. Anche questo dovrebbe essere un tema affrontato dal governo, dal quale attendiamo risposte che purtroppo ancora non sono arrivate. Le uniche cose che abbiamo potuto osservare sono quelle relative ad un aumento dei controlli, dei giusti controlli delle autorità preposte al controllo e alla vigilanza nelle nostre farmacie. È giusto che i controlli vengano fatti, è altrettanto giusto che i controlli vengano fatti anche presso altre attività dove magari lo sconfezionamento non avviene come avviene in ogni farmacia. Grazie a Roberto Tobia, segretario di Federpharma.